Allora, Margherita, questo insomma è il pranzo preolimpico. Cosa mangia un atleta che fa scherma? Beh, il giorno prima di partire per la Cina, magari si rifocilla con alimenti tipicamente italiani. Oggi ho mangiato le orecchiette alla sorrentina, per cui niente di più italiano di questo. Abbiamo visto che hai mangiato di tutto, però mangi Sì, tanto. mangio tanto. Mi devo nutrire, poi consumo anche molto in pedana, quindi insomma ho questo vantaggio. In più mi piace moltissimo mangiare. Invece hai evitato il dolce, è una cosa che fai sempre perché te l'ho un po'. Veramente, veramente di solito lo mangio sempre, cioè sempre, lo mangio spesso il dolce. Mi piacciono soprattutto però quelli a base di pasta frolla, devo dire, crostate, con la marmellata, con la frutta, eccetera, eccetera. No, l'ho evitato perché avevo mangiato parecchio prima. A livello di forma, come stai? Beh, sarebbe grave se dicessi che sto male perché siamo a meno 11. Vabbè, non te lo diresti. No, direi una bugia. No, va tutto abbastanza bene. Devo dire, ho fatto un allenamento in buone condizioni. So proseguire a Pechino perché partiamo oggi e fino al 6 staremo in un campus universitario a Pechino dove perfezioneremo insomma, quello che è già stato fatto. Senti, cosa ti sei portato in valigia? Beh, ovviamente tutte le cose sportive, poi ho portato così, ho detto magari non si sa mai, si esce, si va a fare qualcosa, si vanno a festeggiare le medaglie degli altri, Perché le tue non si possono dire, giustamente. così. No, vabbè, ho portato anche ovviamente qualche cosa di normale, assolutamente, poi i miei soliti portafortuna, che non li porto solo alle Olimpiadi, ma li porto sempre con me nella sacca, c'ho questa tasca dove conservo così monili, e lettere, biglietti, poi c'è in particolare un guanto che è un simbolo speciale per me, un guanto da scherma dove papà ha fatto un disegno di un elefante con la proboscide alzata che è un portafortuna. Che è un portafortuna, appunto. E invece che musica ti porti a Pechino? Guarda, me ne porto tanto perché ho un iPod da 30 giga, quindi insomma ci sta veramente di tutto e di più. Sicuramente essendo lontana, essendo in Cina, ascolterò soprattutto la musica italiana, che è comunque quella che mi piace di più. Cosa in particolare? Ma guarda, sono abbastanza romanticona, così. No, Quindi? vabbè, Vecchioni, Venditti, Baglioni, insomma anche cose di un po' di tempo fa, poi ovviamente aggiornate un pochino a cose più recenti, poi veramente c'ho un po' di tutto, poi magari ci sono delle volte in cui ho bisogno di svegliarmi un po', che allora preferisco ascoltare della musica latina, o piuttosto quando sono abbastanza esaltata, così che se quando torno in camera vuoi cantare a squarciagola, ascolto i Queen, insomma dipende. Canti a squarciagola in Sì, camera, eh? soprattutto Stanno se contente le vicine. No, soprattutto se non c'è nessuno, perché non è che proprio sono così, non sono proprio una soprano. Invece come ambiente, cosa ti aspetti? Perché insomma si dice che in Cina sono abbastanza ferrei. Sì, ci sono stata tante volte, fatto sta che proprio in Cina per la prima volta avevo visto un tipo che con una camionetta è passato con rosso e con il colore rosso si è preso un bel ceffone dal poliziotto, perché ovviamente c'è la pena corporale, no? Così come si suol Ciao, signor dire. Lobo! Ciao! Quindi col cinese sei preparata? Qualcosa in cinese lo sai? Sì, so dire sì e sì, che vuol dire grazie, poi aspettami, no, non mi ricordo. Grazie di questa medaglia, lo sai dire? No, per intero no, ma potrei dire sì e sì tutto il giorno, insomma anche. Senti, perché sono tutti preoccupati che non hai ragazzo, non riesci a trovare ragazzo? Tutti ti fanno questa domanda. Non lo so neanch'io, sinceramente, perché boh, è una cosa che a me non incuriosisce molto l'idea, boh, penso che sia una cosa abbastanza normale, non è obbligatorio, poi insomma quando arriva arriva. Invece tutta questa questione della bellezza, si parla sempre di te come bella ragazza, è ok, forse un po' meno invece della questione sportiva, questo ti dà un po' noia. No, sinceramente non mi interessa più di tanto la cosa. È chiaro che devo dire che quando leggo gli articoli mi fa più piacere quando leggo la frase sulle mie prestazioni sportive piuttosto che sul fatto di essere bellina o meno, insomma. Però è una cosa che può fare soltanto che piacere. All'interno del villaggio olimpico, non è che poi gli altri atleti ci provano con te o comunque ti fanno qualche avance? Può essere anche fuori dal villaggio, capito? Non è che Certo. bisogna per forza andare, bisogna No, per per capire forza com'è un po' andare lì, no? Cioè, la vita non è del. proprio un luogo della perdizione come uno si immagina, insomma. Quindi, se capita, vedremo come risolvere la situazione.